Carissimi amici della Pagonotomia, buon Santo Stefano, e oggi una rasatura fuori programma perché proviamo alcuni prodotti che mi ha regalato per Natale mio fratello, in particolare la linea Extra Cosmesi fra Rinic. Eccolo qua, questo è il sapone. E con cosa proviamo? Proviamo con un rasoio che mi hanno chiesto in tanti di rispolverare, l'avevo provato una volta. Il Sapri Razor, eccolo qua, vedete? Single edge con rame applicate, la sua base Sapri Razor, eccolo qua, rasoio americano d'acciaio. E ovviamente lo si va ad armare con queste lame Injector. Ora, i modelli vintage, questo è ripreso dai modelli vintage della Chic, alcuni li facevano in questo modo, prevedevano un'iniezione della lama. Questo invece prevede lo smontaggio del pettine. Questo è il pettine, ve ne sono di vari livelli di aggressività, questo è medio. La lama va estratta, chiaramente. E qui sono dolori perché eccolo qua, come estratto. Io direi anche una risciacquata perché è un po' impolverata, perché chiaramente è rimasta. La lama va, vediamo perché qua siamo qua a fare i tentativi, non è che come sempre nessuno nasce imparato. Va. No, va inserita. Perdo colpi. Allora, sì, va inserita così. Va inserita così. Detto io la stupidaggine prima, eh. Comunque rimedio manualmente. Eccola lì. In realtà andava inserita anche in questo caso. Comunque a posto, abbiamo rimediato. Chiudiamo il. Era per smontarlo che serviva a svitare, per togliere la lama, non per metterla. Ho sbagliato io. Eccola qua, adesso la lama è serrata, me lo auguro, penso proprio sì. Eccola qua, vedete l'esposizione, che non è male. La lama è fissata, quindi non balla, non succede niente. Chiuso, serrato. In realtà, andava messa in un altro modo. Cioè, andava messa direttamente con, vedete, il suo iniettore. Con il suo iniettore. Sono io che lo monto in maniera alternativa, diciamo così. Allora, sciacquiamo il viso. Pennello, facciamo un montaggio in viso con un pennello. Il nostro pennello degli amici della Pagonotomia straordinariale, già strarodato, quindi lo proviamo finalmente. Questo è un macchiato, finalmente rodato il maiale della Diese Cosmetica, amici della Pagonotomia. Allora, con la tua canna, vado ai 2 giorni di barba. Confezione di Frédéric molto elegante, vedete. Qua contiene la rosa moscueta e la bacopa monnieri, che sono probabilmente ingredienti che danno un valore aggiunto, no? E confezione molto elegante. Ecco qua, vedete con lo stampaggio extra. Ora con questa acqua calda con cui io ho in un minuto il pennello, vado a prelevare direttamente dalla confezione. Rosa muscheta e bacopa monnieri. Ma io non saprei definirlo questo. Perché è un po' floreale, ma è anche legnoso. Però magari io non capisco una mazza di odori, quindi.
non avendo avuto vediamo la prova del montaggio col nostro maialone. Prendiamo un po' d'acqua. Monta molto bene, eh? Bel montaggio cremoso, extra cosmesi di Donato Ciniello, che saluto perché allora, proviamo subito questo spot di Razor che io ho usato una volta in vita mia. E taglia, eh. Taglia sì. Ecco, qui sono ancora i segni del disastro della volta scorsa, che per mia colpa. Poi abbiamo avuto i simpatici criticoni che hanno avuto detto che no, grandi tecnici della rasatura. Qualcuno, non tutti, anzi. E poi la cosa divertente è che io mi rado con i rasoi di sicurezza. Dicevano 2003. E dico sempre che posso sbagliare, sbaglio moltissimo, perché può capitare l'errore, la distrazione. Invece, ecco, red point, guardate. E perché questo video qua non l'ho mai più usato, quindi è chiaro che può capitare, no? Faccio un red point, guardate, niente di che però. Invece ci sono i fenomeni che hanno imparato 2 anni fa e pensano di poter insegnare. Ripeto, la rasatura è un percorso, ad ostacoli, guardate qua, guardate, capita. Specie con un rasoio mai più utilizzato, no? Ma d'altronde i fenomeni non mancano mai. Ecco, loro ce la raccontano. Ma andiamo avanti. Secondo passaggio, direi che il pelo è fatto. Piccolo red point. Taglia molto, eh. Taglia molto e richiede un'inclinazione. Diversa. Così vediamo di non farci altri danni cercando di indovinare l'angolazione.
l'angolo di attacco della rasatura. Ecco qua, un obliquo. Un bello obliquo. Uno mi ha scritto: perché non tendi la pelle? Perché non la tendo. Perché in alcuni casi ha senso, in altri no. Tipo qua sì. Ma se la si tende troppo, secondo me, non si fa un buon servizio. Poi è ovvio che utilizzando sempre lo stesso rasoio o rasoi simili, non si sbaglia mai. Questo io non ho mai praticamente utilizzato, quindi in realtà poi ci sta. Ci sta, non dovrebbe esserci, però può capitare. Ogni rasoio andrebbe testato e ritestato, compreso il sabbia resa. Ok, allora. Due passate hanno cancellato tutto. Vogliamo fare ancora un contropelo? Proviamo. Cane ovviamente mi fa notare che anche lui mi critica la tecnica di rasatura, ma anche al cane sto spiegando che chi lo degna, ma passate lunghe, leggere, sono rasoio dal carattere non semplicissimo. Liscio come una mela. Allora, sciacquiamo. Togliamo danni limitati a questo rasoio. Senti, l'altra volta sì che c'erano di guerra, ma come dicevo, cerchiamo gli arnesi. Allora, mettiamo la stringente.
e andiamo a dare un po' d'aria e un po' di temperamento. Allora, quindi red point, dopo barba, eccolo qua, after shave o the toilette. Allora, piramide olfattiva, arancia, petit grain, cuore, spezie di gelsomino, violetta, tuberosa, yin yang, fiori d'arancio, lavanda, il fondo incenso, mirra, legni, patchouli, legni, muschio, labdano e vaniglia. Ma un bel mix, Proviamolo sulla pelle. Ma io trovo molto evidente la nota floreale e la nota legnosa. Però, ripeto, non sono un grande naso. Però molto buono, Me l'avevano già detto quelli che l'avevano provato. Allora, per concludere, vedete che qui il danno è limitato, va bene così. Accoppiata Supple Razor e la mette in Hector, ma non scherzano, non scherzano per niente, cioè parliamo di un rasoio da usare un po' con delicatezza. Infatti io, che non l'avevo usato da almeno un anno, credo, un mese poi l'ho fatto, quindi bisogna usarlo, imparare un po' l'angolazione, quella giusta. Accoppiata sapone e dopo barba o toilette fra Rinic di Dolcignello e Sor Cosmesi, ma sicuramente è positivo. Il montaggio è, a parte la confezione che è elegante, molto elegante, il montaggio è corposo e devo dire che è protettivo comunque, nonostante il mio errore dovuto appunto al scarso utilizzo del rasoio. Rasoio che riprende, tra l'altro, non ve l'ho detto prima, ma forse sì, i vecchi chic injector. Quindi uno strumento che basta imparare a prendere la mano e funzionerà benissimo, perché effettivamente il BBS è totale. Pennello, dopo un po' di settimane, mesi di rodaggio, beh, adesso inizia ad andare su meglio. È un bel maiale, mi piace, personalmente, ha perso sicuramente qualche pelo, come qualcuno mi ha fatto notare, ma ha reso smesso di perderli, e sono quelli, diciamo, laterali più che altro. Amici della pomodomia, il nostro gadget, eccolo qua, DS Cosmetic. E adesso, per lenire questo mio errore, visto che mio fratello mi ha regalato la borsetta, ecco qua la crema. La crema idratante, sempre con rosa muscheta e bacopa monnieri. Qui. Fondamentale, perché sono tre elementi che danno protezione. Adesso facciamo un po' una incremata. Ma ne ho messo pochissimo, guarda qua, guarda qua. Ma non ho messo un dito, è sua. Poi adesso assorbire bene. Eh sì. Vedete che sta assorbendo.
e lascia una bella sensazione, la trovo idrata, e se non è idratante lei. Bene, direi che ce la siamo caricchiata, anche i più severi critici, quelli che magari hanno imparato l'altro giorno e usano un rasoio soltanto, saranno magari contenti oppure troveranno a criticare, ma è giusto, ma quando uno ci mette la faccia, e in questo caso è proprio la faccia, no? Perché vedete, Red Point, è giusto che lo mandino anche a un qua paese, non è che non mi offendo, ma è solo notare che ci c'è modo e modo, cioè le motivazioni sono delle volte dovute al fatto che se io uso un rasoio che non ho mai utilizzato, è chiaro che di prima chi ti posso sbagliare, no? È normale. Ma quelli che criticano probabilmente non sono mai tagliati. Buon weekend, sì. Buon 26 di dicembre, quindi, e buon Santo Stefano e buona barba a tutti.